Allora ragazzi, ciao a tutti, sono Matteo, mi vedete? Sto facendo un vlog, sto facendo una passeggiata per il mio paese e io questo video non lo volevo fare, ve lo dico subito, ma mi sento il dovere di farlo. Oh mamma mia, oh mamma mia, mi sento il dovere di farlo anche perché ci sono degli animali di mezzo e quindi mi sento proprio il dovere di farlo. Guardate, se mi giro, mi vedete, no, è peggio. Vabbè, poi se non mi piace lo elimino. Io questo video non lo volevo fare appunto perché ci sono degli animali di mezzo. Ok, così. Sono degli animali di mezzo. Dopo la terza volta che lo ripeto, forse riusciamo ad arrivare al dunque. Allora, praticamente ci sono questi animali che rischiano l'estinzione, che sono, allora, i leopardi, le giraffe e i rinoceronti. Il rinoceronte bianco penso che è quello più raro, se ho capito bene. Sempre stavamo guardando la TV e c'erano in montagna, sono uscite queste notizie dal telegiornale. Cosa è successo? Che praticamente il leopardo era osservato e disturbato da questi gatti che lo filmavano nel loro ambiente naturale. Quindi che è successo? È stato disturbato e questi qua sono finiti, se ho capito bene sempre. Poi se sbaglio qualcosa voi correggetemi pure. È stato appunto disturbato nell'ambiente naturale, a casa sua. Quindi che è successo? Questi qua sono finiti in carcere. Sono finiti appunto perché hanno disturbato, ha dato fastidio a questo bellissimo animale che rischia l'estinzione, che sono sempre di meno, e poi se ovviamente noi andiamo a disturbarli a casa loro, il loro habitat, ovviamente non è stato fatto con cattiveria tutto questo, però resta di fatto che questi qua sono stati puniti, questa qui è la notizia, diciamo, che ho capito di meno perché l'ho seguita meno attentamente, mentre invece altri due animali che sto per dirvi l'ho seguita più attentamente e ho capito qualcosina in più. Ecco. Il secondo animale che voglio elencarvi è la giraffa. La giraffa è un altro animale che sta rischiando l'estinzione. Perché? Perché col bracconaggio degli esseri umani. Ovviamente, noi umani perché la facciamo fuori? Per le sue corna, non è che ne abbia neanche di corna, però adesso non so che cosa facciano queste corna per gli esseri umani, però a quanto pare è braccata appunto per queste corna, queste cornine qua che sono proprio minuscole. E io non vedo proprio la necessità di far fuori questo animale solo per le sue corna. È un bellissimo animale, alto, perché lei è veramente l'animale più alto del mondo, si nutre dalle foglie sugli alberi e per bere fa una grande fatica. Infatti ogni volta che deve bere questo povero animale deve fare veramente sacrifici enormi. E quindi io non capisco perché far fuori questo povero animale che già è in pericolo estinzione, già l'hanno estinzione, poi noi andiamo lì a farlo fuori. Dai, non ne vedo assolutamente la pena. Cioè non ne vedo assolutamente. Adesso non mi escono le parole, mamma mia. Non vedo assolutamente dispensabile, ecco. Non è che ce l'ho fatta. Non ne vale assolutamente la pena, se mi sono espresso male, ok? Però a quanto pare ci sono bracconieri che vogliono fare questo, e è sbagliato. L'ultimo animale che mi interessa di più, tra virgolette, parlarne, perché c'è di mezzo anche uno scafo. E il rinoceronte bianco, praticamente sono rimasti pochi esemplari, al mondo, e
questi pochi esemplari qua, a quanto ho capito, sono tutte femmine e a quanto pare lo sta di Cremona, se ho capito bene, con un'inseminazione artificiale che si erano messi da parte tempo fa, stanno riuscendo nel loro intento e cercare di ripopolare questi animali veramente mitici. E boh, questa notizia qua mi ha sorpreso un po', devo dire, quando l'ho sentita, anche perché non me l'aspettavo che persone di Cremona facessero questo, però va bene, ci sta, ci sta, io sono di Cremona, lo sapete. Ok, va bene, sono contento anche perché anche questo animale, dai bracconieri, è braccato per il suo corno, non so cosa faccio sto corno, lo trovo una giusta, oh mamma, questo animale è braccato per il corno, amen, io non lo trovo assolutamente giusto, come stavo dicendo, con tutti gli animali. Però anche qua ci sono persone che fanno questo appunto, e io non lo trovo assolutamente giusto, intanto io sto registrando da 6 minuti appena, salgo una vita, però ragazzi è così, purtroppo ormai siamo arrivati a questo punto del mondo, ci sono animali bellissimi come la giraffa, il rinoceronte, il leopardo che vi ho appena elencato, che stanno rischiando l'estinzione, come i dinosauri, e presto distruggeremo anche il nostro, noi stessi distruggeremo il nostro pianeta e ci distruggeremo vicenda, vedete? Non so come siamo messi male. Io dico, la natura è così bella, lasciatela stare, perché andare a cacciare il rinoceronte solo per il corno. Poi il rinoceronte bianco è un bellissimo animale, è enorme, e se disturbato anche pericoloso, ma ovviamente è lui che ha paura dell'uomo, infatti vedete cosa sta succedendo, quindi direi che sarebbe meglio lasciarlo stare così dov'è e basta, fine, non ho altro da aggiungere, se siete d'accordo con me, spolliciate. Se siete contro di me, mettete un pollice in giù. Se vi è piaciuto questo video, commentate. Io ho dato tutto il contrario, però va bene. Commentate e se siete iscritti, iscrivetevi. E che dire? Vi ringrazio per i 1.400 iscritti, ragazzi. Stiamo raggiungendo davvero il traguardo. Mamma mia! Mamma mia, che bello! Che bello, che bello. E mi raccomando, ragazzi, fate tesoro di queste cose che vi ho detto. Perché gli animali sono belli, e la natura in generale sono belli, molto utili, anche utili per l'ambiente. Tutto, quindi non dobbiamo distruggere assolutamente. Non dobbiamo assolutamente distruggerla. Come vengono fatte fuori le balene in Giappone. Anche la balena è un animale che purtroppo sta subendo tanti crolli, non possiamo dire così, no. È un animale che purtroppo sta subendo molto l'umano, anche perché in Giappone voi sapete che poi in Giappone c'è il sushi, e tutte queste cose qua, quindi la balena, diciamo che per loro è un piatto prelibato, e proprio per questo motivo che loro le fanno bracconaggio di questi animali, e noi ne abbiamo stanchi di meno. Ok, adesso il sushi piacerà, penso piacerà a tutto il mondo, penso ci sia qualcuno che non piace il sushi, anch'io, non dico di no. Piace molto anche a me il sushi. Però queste balene qua, insomma, secondo me, io lo trovo giusto che loro le facciano fuori.
solo per vendere la loro carne. Oh, piace anche a me il sushi, non dico di no, Cioè, però secondo me le balene vanno protette e rispettate. Vanno protette e rispettate e... Che dire? Io concludo qua. Ve l'ho detto, se siete d'accordo con me un pollice in su, se siete contro di me un pollice in giù, un commento, fammi sapere cosa ne pensate e se non siete iscritti iscrivetevi al canale così riusciamo a raggiungere grandi traguardi insieme e avere sempre più amici e persone con cui condividere le nostre passioni, le nostre opinioni e le nostre idee. Detto questo, io vi saluto. Vi ringrazio per la visione, se siete arrivati fino a questo punto del video. Io intanto sto andando avanti e indietro qua sulla mia pista ciclabile senza una meta, però si sta veramente bene, oggi non fa caldissimo e quindi mi sto godendo questo aiuto perché mi sto godendo diciamo questa brezza mattutina. E ne approfitto per fare questi video dove parlo con voi. Intanto c'è un cane che mi rincorre, non so se lo vedete, non credo. E che dirvi, io vi ringrazio per la visione e adesso mi giro perché sì. Vi ringrazio per la visione, un saluto. Ah, ragazzi, piccola clip a fine video. Ovviamente sto registrando dopo. Perché sì, quando ho tempo. Piccola clip a fine video e un altro animale che rischia estinzione è la tigre. Questo animale è braccato per la sua pelliccia, veramente fantastica. Io non la trovo assolutamente giusta, ragazzi, assolutamente no, non bisogna. La tigre è un animale fantastico, non deve estinguersi, deve continuare, che è un animale veramente bellissimo e purtroppo persone che non capiscono niente la cacciano per la sua pelliccia. Non è assolutamente giusto, non fatelo, mi raccomando. Io non lo farei mai. Non lo trovo giusto. E niente, concludo con amarezza questo video. Sul serio stavolta. E ciao ragazzi. Alla prossima. Magari con un video un po' meno triste. Niente ragazzi, l'animale a rischio di estinzione, anche il lupo. Questo straniero animale è anche lui in pericolo e rischio estinzione, anche perché è un animale braccato, perché con lo scarseggiare delle prede si avvicina anche più a pascoli e greggi delle persone e quindi è braccato proprio per questo. Ciao.